Nell'ambito della mia personale formazione in ortopedia e chirurgia traumatologica, ho sviluppato un particolare interesse nella spalla. Affascinante articolazione per quanto riguarda l'anatomia e la biomeccanica, quindi la funzione. In effetti, una semisfera di grosse dimensioni contro una parete poco concava offre un movimento più ampio del nostro corpo grazie alla tensione dei legamenti e alla funzione dei muscoli e denti. La funzione della spalla è regolata da un sottilissimo equilibrio. Il momento in cui questo equilibrio viene scombussolato, una catena di eventi sempre più negativi possono portare ad una degenerazione vera e propria. Come viene diagnosticata una patologia della spalla? Questo è il punto cruciale della nostra professione e si sviluppa sostanzialmente in tre punti. La prima, imprescindibile di tutte, è l'ascolto del paziente. Bisogna capire le sue sofferenze, la caratteristica dell'insorgenza del dolore, che è la parte fondamentale che colpisce il medico, la frequenza del dolore, quando nasce, se in sordina, se nasce per un trauma, e questi sono tutti elementi fondamentali per già poter avere un ventaglio di ipotesi diagnostiche. L'ipotesi diagnostica poi successivamente deve essere confermata, e a questo proposito abbiamo a disposizione degli esami complementari, che nel nostro caso sono quelli radiologici. Significa dalla radiografia, passando per l'ecografia, che è un esame eccezionale perché è dinamico, fino ad arrivare alla risonanza magnetica, con o senza contrasto, ci darà la conferma sulla nostra ipotesi diagnostica. Fondamentale quindi è la valutazione del paziente sotto questi aspetti, in quanto una corretta diagnosi ti porterà a un corretto trattamento. Per quanto riguarda i trattamenti delle patologie delle spalle, un ampio spettro viene affidato ai fisioterapisti, quindi si parla di trattamento di tipo conservativo. Fondamentale che il fisioterapista abbia lo scopo dove noi vogliamo arrivare, perché altrimenti si rischia di effettuare semplicemente un trattamento dei sintomi e questo non gioverebbe al paziente a medio e lungo termine. Quando siamo confrontati con delle vere e proprie lesioni delle parti anatomiche, dobbiamo ricorrere alla chirurgia. In questo caso risulta mini-invasiva, che ha fatto dei passi da gigante rispetto al passato, sia per la tecnologia che usiamo, telecamere sempre più sofisticate, materiale sempre più performante, ci aiuta a risolvere qualsiasi situazione noi ci troviamo di fronte. La chirurgia mini-invasiva artroscopica ha ridotto notevolmente i tempi rispetto al passato, basti pensare che un intervento oggi di riparazione di un tendine dura dai 30 ai 40 minuti, riducendo chiaramente anche i tempi di anestesia e quindi i rischi per il paziente. Una volta che la chirurgia riparativa non è più possibile, si ricorre alla chirurgia sostitutiva, vale a dire la chirurgia con le protesi. Passo da gigante è stato fatto oggi grazie alla collaborazione tra ingegneri e medici, che hanno portato ad un risultato funzionale veramente molto buono. Imprescindibile però il risultato dal fatto che vi sia un percorso riabilitativo ben strutturato da parte dei fisioterapisti. In questo caso la collaborazione tra medici e fisioterapisti è fondamentale. Dal momento che le patologie della spalla sono estremamente banalizzate, mi sento di darvi un consiglio. Quando avete dei dolori più insistenti, recatevi dal medico curante. Saprà indirizzarvi sull'iter diagnostico e dal momento in cui ci sarà bisogno dello specialista, siamo pronti ad aiutarvi.